Avionews ha intervistato il presidente della Commissione Trasporti, Mauro Coltorti, rispetto alla situazione di Alitalia. Sicuramente è una compagnia aerea da rilanciare, una compagnia aerea che deve fare il suo lavoro per il paese, perché il paese ha bisogno della compagnia di bandiera e quindi bisogna lavorare in questa direzione, secondo me non ci sono alternative. Il prestito ponte è un'iniezione di liquidità per permettere al vettore aereo italiano di andare avanti. Ma a che punto è il piano industriale? Non è ancora stato esplicitato, ma lo stanno facendo, perché ci rendiamo conto che un piano industriale è la cosa più importante. Sappiamo le linee generali, ma che sono linee condivise, perché no, sul fatto che si debba trovare il modo di andare sul lungo raggio, ora si tratta di vedere poi gli investimenti anche su questa, per andare in questa direzione. Tutte le compagnie aeree si appoggiano ad operano negli aeroporti. Pensa che per il rilancio di una compagnia sia importante avere l'appoggio delle società di gestione aeroportuale? In passato sono stati aperti aeroporti in tutto il paese, alcuni di questi in zone che avevano una ragione d'essere, altre in zone che non avevano una ragione d'essere. È stato disperso un patrimonio anche finanziario su questi aeroporti. In commissione ora noi abbiamo la delega per il trasporto aereo, quindi stiamo lavorando su questo. Abbiamo finito tutte le audizioni, a breve dovrebbe essere completato. Le società Alitalia e Air Italy stanno soffrendo. Cosa si potrebbe fare per il trasporto aereo in Italia? Fa parte di questo piano di ristrutturazione, perché le politiche che sono state fatte finora in parte non hanno avuto successo. Noi abbiamo finanziato in qualche modo anche delle compagnie low cost, no? che hanno fortemente compromesso quello che era la funzionalità delle nostre compagnie, no? Quindi bisogna rivedere questa politica, secondo me.